Salve a tutti ragazzi, benvenuti al secondo filmato dedicato all'unboxing di retrocomputer di materiale Commodore. Allora, come vedete mi è arrivato un secondo pacchetto, a giudicare dalla dimensione questi sono giochi. Ma prima di andare oltre, procediamo con la sigla. Bene, eccoci di nuovo qui, questo è il pacchetto, senza perdere troppo tempo procediamo subito allo spacchettamento. Questo sarà particolarmente facile da aprire, di solito i pacchetti piccoli non producono particolari problemi e infatti eccoci qua. Allora, questi come dicevo sicuramente sono i giochi che avevo ordinato. Diciamo che per cominciare ho scelto alcuni tra i miei giochi preferiti, quelli a cui sono legati i maggiori ricordi della mia infanzia e ho voluto prendere quelli in blocco. Sono stato anche fortunato perché li ho trovati tutti quasi o quasi dallo stesso rivenditore, quindi ho fatto un ordine unico per più cose. Allora, questi due sono sicuramente tra i miei preferiti. Adesso li spacchettiamo subito e vi faccio subito vedere di che cosa sto parlando. Uno è un assoluto classico dei fine anni 80, inizio anni 90. Io me lo ricordo che ce l'avevo in quei videogiochi che dovevi metterci le 500 lire, le monetine al mare quando andavo al mare da bambino, Bubble Bubble. E l'altro è Wonder Boy. Bubble Bubble, come dicevo, è sicuramente il mio gioco preferito di tutta la piattaforma Commodore. È stato un vero cult degli anni 80 e 90. Non c'è praticamente, credo, un gioco così famoso come questo. Io non l'avevo mai giocato di persona sul Commodore 64. Ho cominciato con la versione dell'Amiga. E questo qui sono veramente curioso di provarlo perché su cassetta non l'ho mai usato. Ma ripeto, questo qui è veramente un mostro sacro di quel periodo. Credo che sia uno dei giochi che ha prodotto più entusiasmo, più esaltazione tra i giovani della mia età. Per cui sono veramente contento di avere questa originale cassetta. E non vedo l'ora di giocarci. Vediamo come funziona sul dataset originale. Il secondo è quello a cui ho legato i maggiori ricordi della mia infanzia rispetto al Commodore 64. Perché, come vi dicevo, io non ho mai avuto il Commodore 64 di persona quando ero bambino. Ci giocavo spesso a casa di alcuni miei amici. E i miei amici più intimi, che spesso usavano il 64, avevano veramente una mania per questo qua. Per cui io questo Wonder Boy l'ho giocato miliardi miliardi di volte a casa di miei amici. E sono anche i maggiori ricordi che ho appunto dell'uso del Commodore 64 a casa di amici. Per cui sono due giochi, chi per un motivo, chi per un altro, che per me sono due pietre miliari del mio passato. E sono i primi due, infatti, che ho ordinato. Proprio non avevo dubbi su questo. Qui abbiamo un altro secondo pacco con alcune altre cose che ho chiesto. Andiamo a vedere anche in questo caso di che cosa si tratta. Sono sempre giochi su cassetta, quindi versione da Commodore 64, nonostante la differenza delle custodie, come vedete, si tratta sempre di cassette. Allora, vediamo un po'. Queste sono tre cose abbastanza diverse da loro. Il primo è Bart Simpson contro i mutanti spaziali. Questo è anche un gioco che mi aveva appassionato abbastanza, che avevo conosciuto per l'Amiga. Non ci ho mai giocato nella sua versione del Commodore 64, per cui sono curioso anche di vedere che differenze ci sono rispetto alla versione dell'Amiga. Sicuramente ci sarà una grafica più semplice, ma voglio vedere se ci sono proprio delle differenze nella giocabilità, negli schemi, ecco. Era della Ocean, come vedete, qui abbiamo il sacchettino con la cassetta e il manualino di istruzioni che andrò a leggere per vedere se spiega qualcosa in particolare riguardo a questa versione del Commodore.
Quindi mettiamo via il manualino, questa è la cassetta che come vedete ha una sua busta particolare, sono veramente impostati bene questi giochi, mi piace. Della Ocean, versione Commodore 128 e 64, anche questo qui, ripeto, non ci ho mai giocato nella versione originale del Commodore, per cui sono molto curioso di provarlo non appena avrò il computer vero e proprio a disposizione. Bene, ma rimettiamo via e diamo un'occhiata alla seconda confezione. Allora, vale, via, eccoci qua. E qui abbiamo Teenage Mutant Hero Turtles, praticamente tartarughe ninja, classica tartarughe ninja. Questo ce l'avevo sull'Amiga, ci ho giocato pochissimo tempo, però diciamo che era un titolo più conosciuto di altri, per cui dovendo scegliere qualcosa per finire il gruppo, ho preferito scegliere questo piuttosto che un gioco che non mi diceva assolutamente niente. Anche in questo caso, come vedete, è la versione classica su cassetta, con il suo manualino di istruzioni anche. Vabbè, la cassetta adesso è più o meno se sono tutte uguali, tanto con il suo manualino di istruzione, dicevo, che spiega probabilmente i comandi fondamentali e via dicendo. Ci sono anche alcune note del precedente proprietario, ma vabbè, via. E infine una chicca tutta particolare. Questo qui non molti lo conoscono, questo gioco. Sono sicuro che non tutti lo conosceranno tra di voi. Nord e Sud è una specie di gioco simil risico. Vedete che c'è la piantina da gioco degli stati americani, diciamo, no? Con le bandiere dell'Unione, della Confederazione. È una specie di gioco simil risico dove tu sposti le tue armate da uno stato all'altro e devi conquistare i territori, però ambientato nella guerra di secessione americana. Addirittura ci sono due cassette qua perché c'erano varie scene da caricare, per cui ci sono due cassette, come vedete, ci sono delle battaglie. Un'introduzione, ogni lato praticamente è un senso, ha un senso suo. Infatti, di dietro abbiamo il forte e la mappa. Sono quattro ambientazioni diverse, presumo che ognuno di esse abbia bisogno di inserire la propria cassetta. Dico presumo perché, ripeto, ci ho sempre giocato sull'Amiga e quello era un dischetto unico. Comunque, come vedete, nord-sud è una specie di risico perché avete una mappa proprio degli stati con le vostre armate. Potete spostare le armate a turno tra i vari stati, dovete conquistarli, dovete conquistare le ferrovie per avere dei rifornimenti. Ma vedete che ci sono proprio le mappe, è una specie di risico. Però ambientato nella guerra di secessione americana. Io questo gioco da piccolo lo adoravo. C'erano alcuni dei miei amici che erano nerd come me, lo adoravano. Ci passavamo dei pomeriggi interi a fare delle partite a questo gioco. Ti giuro, credo che sia, a parte Bubble Bubble, quello in cui ho passato più ore della mia vita. Ma proprio delle ore proprio solo a preparare i campi di battaglia, accumulare armate. Facevamo una specie di armistizio per cui praticamente dicevamo che fino a che ognuno di noi non aveva almeno tot armate, nessuno doveva attaccare l'altro, così cominciavamo alla grande, cioè ne inventavamo di tutti i colori veramente questo gioco. Bene, questo è quanto, si tratta semplicemente dell'unboxing di alcuni giochi, per cui non stiamo a perdere troppo tempo. Anche in questo caso lasciate un mi piace se vi è piaciuto, date un'occhiata a tutti i miei social, a tutte le mie piattaforme. Ci vediamo presto per un prossimo video e arrivederci alla prossima.